Eccoci qua, terminato l'allestimento per un piccolo viaggio su strada in Italia alle Cinque Terre, niente off-road, a meno che non si trova qualche sterrato in giro. Montaggio del kit valigie in alluminio e poi sostituzione del supporto per il navigatore, perché questo qui molto valido, però mettendolo sulla traversina del manubrio dava fastidio poi nel girare il manubrio sulla borsa serbatoio. Quindi ho optato per questo qui, un po' più spartano, ma lavora libero tra il manubrio e il cruscotto e non dà nessun fastidio. Sostituzione dei cerchi, perché chi ha come me una moto sola e fa sia enduro che viaggi su strada, è fondamentale averci due cerchi, perché per quanto puoi stare attento, quelli da fuoristrada saranno sempre distrutti. Quindi per il fuoristrada utilizzo per adesso un vecchio TCK80 fuoristrada, mentre le stradali il K60 della Edenau. Mentre dietro ho optato per una E09 per i cerchi da fuoristrada e sempre una K60 che ormai avrà circa 10-11.000 km sul cerchio stradale. Sostituzione anche delle pasticche che erano a ferro. Spoilerino fondamentale, perché se capita di alzare il casco durante il viaggio, per quelli non altissimi come me, questo copre totalmente. Cavalletto per la macchina fotografica immancabile, e poi vi farò vedere anche il kit fotografico. Questo è il kit fotografico che mi porto appresso nella borsa da serbatoio. Una Canon 5D Mark II con montato un 1635 F28, un 70-200, sempre Canon, sempre serie L, F4, dicono che è meglio per i paesaggi. Poi il supporto per i filtri, ne abbiamo uno scuro e un digradante per fare le albe e i tramonti, un digradante che è messo un po' male. E poi il controllo remoto per le lunghe esposizioni e naturalmente la GoPro che sta registrando. Quasi pronti per uscire di casa e iniziare il viaggetto. Dove sta? Però il gatto non ne vuole sapere di uscire, di alzarsi e di uscire di casa. Ecco qua. Oggi piccolo anticipo. Guarda come dorme. Dai Leo! Piccolo anticipo di viaggio. Si va verso le Cinque Terre, ma siccome che per arrivarci si faranno 270 km tra provinciali e poche statali, ci avvantaggiamo, anche se nel tardo pomeriggio iniziamo con un paio d'ore di viaggio, così si comincia. Guarda che lentezza. Dai. Forza, è giorno. Dai. Ha pulito perché? Se no non vedo bene, perché giustamente devo guidare. Allora, pronti per uscire di casa? No, quella non può rimanere così. Allora, chiudiamo. Ok, dopo la chiusura della finestra si esce di casa. Vai. Chiudere la porta. Questo? E lascia lo secchio. Ok. Si parte.
percorsa la via Cassia fino ad Acqua Pendente e dopo circa 3 km inizia il vero tracciato tra strade comunali e regionali. Sono quasi le 9, un po' in ritardo, questa è una stanza. Ieri sera ci siamo avvantaggiati, anche se erano le 6:30, alla fine siamo partiti lo stesso. L'unico albergo, prezzo contenuto, 70 euro, ma la cena, semplice, panini, io con le polpette al sugo. Allora, il pane era fatto con l'impasto della pizza, perciò il panino era fatto con quell'impasto. E il ripieno lo potevi scegliere. Nel mio c'era hamburger scamorza sulla piastra. Hamburger con cipolla, con aglio e prezzemolo. Il mio scamorza polpette al sugo e cipolle. E zucchine. Ah, zucchine del tuo. E poi 1000 foglie al limone. Spettacolare. Top. Quindi adesso colazione, poi qualche video e ripartiamo. Abbiamo fatto spostare la colazione di fuori. Era troppo bello. Era troppo bella sta terrazza. Un appartamentino a 69.000 euro, bellissimo. Ma sarà, ma sarà vero? Sì, io quello lo voglio, me lo regali per compleanno. Ripeto, ogni movimento un lamento. Se ormai lo sai. Non sto registrando, è tutto finto, non sto registrando. Sta a posto, ormai sai che me la minuta che ho. Non si sta zitto. Ah, dopo 270. No, 30 km, pausa caffè. Viaggio molto easy.
anche se ci troviamo leggermente più a ovest della Val d'Orcia, qui attraversiamo i classici paesaggi della Toscana con casali, cipressi e colline tondeggianti. Siamo alla Iatta. Teatro del Silenzio. Cioè, questo non è il Teatro del Silenzio. Nato da un'idea dell'architetto Alberto Bartalini, che presentò il progetto ad Alberto e Andrea Bocelli. Insieme realizzarono questo teatro sfruttando la naturale conformazione della collina. Il primo concerto si tenne il 27 luglio del 2006. Le stradine via via si fanno sempre più strette. Risposto dopo. Ho capito, però mo diventa un problema. Ultimo pezzo d'autostrada per arrivare alla Spezia. Finiti 250 km di stradelle e stradine, un giorno e mezzo. Ipnotizzata. E comunque qui è più freddo. Sì. Dietro abbiamo le Alpi Apuane. Queste due cose come la cena di ieri sera. La Spezia mi dia fuori quelli di prima. Parcheggio del circolo sportivo per dopo lavoro ferroviario, appena tornati dall'albergo dei cinesi. No comment. Pure stronze, oltretutto. Ignoranti, ci hanno accusato che siamo stati troppo in camera e quindi avevamo usato il bagno. Invece eravamo rimasti con le valigie in mano, a controllare, quasi vomitando. La coperta del letto è indecente, piena di macchie. Si devono vergognare loro. Come si chiamava? Hotel Aurora alla Spezia. Vabbè, però era due stelle, esatto. Ho capito. Per essermi schifato io. Ti dico tutto. Adesso ci fermiamo con una sigaretta e cerchiamo un altro alberghetto. Dalle stelle alle stalle. No, al contrario, dopo. Ah, no, dalle stalle alle stelle. Soltanto con 15 euro di differenza al giorno. Ecco che cosa abbiamo trovato. Golfo di La Spezia alle 8:40. Siamo arrivati tardi per colpa dell'albergo cinese. Mi sono giocato il primo tramonto, quindi niente foto, solo gusto per gli occhi. Che sul tavolo non c'è rimasto niente, manco una briciola.
spaghetti alle vongole veraci e frittura. Per l'amore di la cifra di non lo so. Oh mamma mia! Correndo è stata costruita nel 1604 per arrivare a Sesto Levante come strada più comoda. È per questo che devo usare la mia tuta nuova. Mi sa che proverà anche di oggi e poi. Sicura? Stiamo arrivando a Vernazza. Per arrivarci le curve, come direbbe Lenzi, shock! Incredibile, è venuta giù, ha ceduto il sotto, è venuta giù
è rimasta intera. Eh sì. Lontana. Ma è anche, recente, perché non sembra una casa vecchia. No, no, questa è... Il treno qui in mezzo è una, fuori, è una cosa proprio fuori di testa. Eccolo. Cioè, siccome è il solito frittellone, si è sporcato i pantaloni con la cioccolata e adesso nella fontanella sta cercando di pulirli. Io lo dico sempre che è sempre il solito imbroglione. Poi ha rotto pure le scatole al gatto, perciò pure il gatto ha fatto scatole. Altra corsa, altro giro, Corniglia numero 3. Che hai visto? Ragazzetta. Allora, noi abbiamo fatto il pranzo a Monterosso, il gelato a Vernazza, l'aperitivo a Corniglia. Ok, totale mezzo stipendio. Allora, per finire in bellezza, la chiave dell'albergo non ci faceva entrare. Perché credevano che noi dovevamo andare via stasera, oggi? No, non è che credevano, è che ci aveva caricato sulla scheda soltanto... Una notte. Perciò... Fortunatamente sul biglietto da visita c'era un numero di cellulare, perché non c'è il portiere di notte qua. Abbiamo chiamato la signora che è venuta da casa. Panico. Io sì, no. Ci accampavamo vicino alla moto. Oddio, no, io te lo... Però avevamo già pagato. Ah, capito, mi prendevo male. Sì, no. Alla fine stiamo in camera. Sì. Buonanotte, a domani. Quanto ti vedo confusa stamattina. Come essere così confusa? Reagisci! Andiamo partendo, ci mancano i due paesi della costiera Valsugana. Rio Maggiore. Non mi ricordo. Nel frattempo dobbiamo decidere i giorni in cui fare l'eroica. Manarola, bravo. Bravo. Via, on the road. Questa strada è la decima volta che la facciamo. Assolutamente, è solo questa. Eccoci qua, praticamente da qui si vedono tutti quanti i paesi delle Cinque Terre. Quello più lontano laggiù è Monterosso, poi piano piano Vernazza, Corniglia, Manarole e Rio Maggiore. Quelli centrali sono un po' nascosti. Dopo vari tentativi, posto sacrificatissimo, si ripassa sul casco.
però c'è un profumo di fiori. Siamo a Rio Maggiore comunque, sì. Una volta che ci spostiamo, ogni paese diventa sempre più difficoltoso il parcheggio. Più comodo era il primo. Monte Rosso, quello lì. Era più comodo in assoluto. Poi piano piano sempre più complicato, sempre più distante dal centro storico del paese. Scaletta, scendo, vuoi trovare un grande salino? Ci saranno 150 metri per arrivare al Madre. Sì, ma noi in linea retta, 150 metri in altezza. No, voglio già rinchiudere. Ecco l'allenamento virata. Hai visto come girano con velocità? Spingi! Queste vanno forti, eh? Che forte questo. Le fai fa tutto a me, le foto, le riprese. Scusa, che sei tu? Io sono una collaboratrice. Che non è poco. Io solamente, tu sei fatti. Ragazzi, guardate lo splendore di questa piazza. È bellissima. E poi da vedere questa grotta ispiratrice di Lord, ricorda l'immortale poeta che ardito nuotatore sfidò le onde del mare. Ecco lo spettacolo. Guardate, e anche dopo che sta facendo una foto.
solo con un caffè e con la gamba zoppa, niente passeggiata. Partendo dall'elici si ricomincia a salire per avvicinarci alle Alpi Apuane, quindi di nuovo strade di montagna, curve contro curve e paesini. La palla che gira, girerà da sola o con l'acqua? No, non gira con l'acqua. No. La crema dell'art de colonnata. Che perde una goccia ogni tanto e puntualmente si finisce il liquido della pompa della pressione. Ora dobbiamo aggiungerlo.
totale mezzo stipendio. Guarda che lentezza. Dopo 270, no no no, 30 km, pausa caffè. Viaggio molto easy. Lua. Per essermi schifato io. Come sei così confusa? Reagisci! No, non gira con l'acqua là. Siccome è il solito frittellone. Siamo alla Iata.